Salve a tutti ragazzi, io sono un otaku a caso su YouTube e wow, inquadratura diversa che hai fatto. Invece di registrare da questo, sto registrando da PC. Mind blowing, veramente. Comunque, cazzatine mie a parte, come sempre, vi do il benvenuto nel nuovo video recensione manga. È passato praticamente un mese dall'ultimo che ho fatto, cioè. E dite perché non l'hai fatto gli altri? È una fantastica domanda, onestamente. Comunque, oggi siamo nel video recensione manga di quest'opera qui, Konosuba, di cui magari molti di voi avranno già visto l'anime, però anche il manga non è da sottovalutare. Dicevo, avete visto l'anime, cioè molti di voi avranno visto l'anime, ma anche il manga non è mica da ignorare, diciamo, perché anche questo è veramente bello. Ma per chi non sapesse di cosa parla, ma io ho i primi due volumi, so che è uscito il terzo, ma lo devo ancora prendere. Per chi non sapesse di cosa parla, Konosuba essenzialmente parla di questo ragazzo. No, vabbè, facciamola bene la trama. Questo ragazzo è Sato Kasuma, sì, lui è un ragazzo nerd, otaku, hikikomori, che cacchio è, che praticamente esce di casa veramente molto raramente, quindi so io, mi dissocio, cioè, sì, esce di casa, non esce quasi mai di casa, essenzialmente, come abbiamo detto. Solo che un giorno esce di casa per prendere l'edizione limitata di un gioco che probabilmente si trova solo in negozio, perché se no non capisco perché dovrebbe uscire da questo fantastico spazio chiamata casa per prendere la limited edition di questo gioco. Ok, solo che mentre torna, mentre sta tornando a casa, vede una ragazza che sta per farsi investire da Track-kun. E te dici, wow, isekai sul personaggio secondario. No, perché lui prende, la spinge e quindi muore perché è un camion. E poi si ritrova davanti questa dea. Questa Daniele, bravo. Sì, non so indicare le cose, ragazzi. Questa dea, che acqua si chiama, che nome. Non ho una bottiglia d'acqua per fare la battuta. Si trova davanti questa dea comunque, che praticamente gli spiega che è morto perché credeva di essere investito da un camion, si è spaventato così tanto da morire. Vabbè, essenzialmente quindi questa dea comunque gli dà, che scopriremo poco più avanti, mi sembra sempre nel capitolo 1, scopriremo che fare incarnare le persone del Giappone nel mondo fantasy bello, sì, è un isekai ragazzi, che cacchio, cliché degli isekai ci saranno sempre. Comunque, le fa reincarnare in un isekai e quindi chiede a Kasuma cosa scegliere per reincarnarsi in questo mondo dove dovrà sconfiggere il re dei demoni. Wow, che nemico mai visto prima, eh? Dunque, gli chiederà cosa vuole, se un'arma, una skill, cose del genere. E lui, usando una mossa da 2000 IQ, praticamente dice: me porto te perché sei una dea, quindi dovresti essere OP. Non fa una piega come ragionamento, quindi finisce nel mondo fantasy con la dea e scopriamo che questa dea è completamente inutile, in quanto si vede, vediamo se troviamo la tavola, vediamo che non riesce a sconfiggere neanche una misera rana gigante. Quindi sì, direi, spero si veda, comunque se c'è questa webcam non è il massimo, però insomma, non riesce a sconfiggere manco una rana gigante sta lì. E quindi sì, come vedete è più co è un isekai parodistico, lo potete vedere, come avrete capito. E quindi che cazzo faranno a sconfiggere il Demon Lord? Ma ce lo stiamo chiedendo tutti. Boh, me lo chiedo anch'io onestamente. Vabbè, comunque, dopo un po', dato che entrambi fanno cagare perché lui è un avventuriero tipo livello 1 e lei è una dea che fa cagare, sì, è inutile, che chiameremo la cosa blu perché non ho più voglia di chiamarla acqua, mi disgusta chiamarla acqua.
E praticamente, dato che sono inutili, che assieme sono i più inutili di tutto, fanno un annuncio per reclutare nuovi membri. Tra questi membri recluteranno, c'è sul retro, ma voglio mostrare anche la seconda. Sì, ossia l'arcistrega Megumin, in grado di tirare incantesimi potentissimi. Uno, ossia l'esplosione, che però una volta lo può tirare solo una volta al giorno, perché poi finisce il mana. Sì. Non c'è potenziare il mana. No, non si fa. E quindi sì, lei che gli piace l'esplosione, perché scopritelo nei volumi extra perché ci saranno i volumi extra prima o poi. E un altro membro che recluteranno, dato che non c'è sulle copertine, devo mostrare sul retro. Sarà lei, Darkness. Che dite? Oh, ma è un cavaliere. È un cavaliere forte. No, perché ha un attacco e una difesa altissima, ma la precisione è a zero praticamente. Voi dite, ma perché non ha zero precisione? È masochista. Ah, è masochista. Quindi, sì. Il nostro quartetto di amici vivrà molte avventure in questo mondo fantastico, più o meno, ed è molto divertente. Il manga, che è tratto da una light novel, vorrei dire, quindi non è il manga l'opera originale, ma la light novel, è un bel manga però. Ed è praticamente strutturato non in una serie di eventi che formano una storia, ogni capitolo, cioè nel senso ogni capitolo porta avanti la storia, no, sono tutti piccoli eventi comici. Ma per manga come questo ci sta, perché è un anime comico parodistico. Per We Never Learn, che è un cacchio di shoujo, no, e comunque tralasciamo queste mie sclerate. Sono tutti dei piccoli eventi comici, cioè capitoli comici alla fin fine. Come per esempio, sto guardando questo, è il capitolo dove devono ammazzare le verze volanti. Esatto. Vabbè, poi mentre parlando d'altro, i disegni sono particolari, in quanto non si trovano molto in ogni, non si trovano in ogni manga. Sono un po' bambineschi, diciamo, non lo so, però they get the job done, quindi e funzionano. Quindi, in sintesi, se volete un manga isekai, che precisione! Se volete un manga isekai e che parodizzi tutti gli isekai, perché vi siete un po' rotti i coglioni dei classici isekai, allora Konosuba è quello che fa per voi. Quindi, sì, Konosuba è bello. C'è il manga, ma c'è anche l'anime che non mi ricordo neanche dove l'ho visto, quindi non vi dico. È su Netflix, Crunchyroll, non lo so, non me lo ricordo e non ho voglia di ricordarmene per qualche motivo. E comunque sì, questo è il manga di Konosuba. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi invito, magari dovevo fare inizio video ma dettagli, quindi comunque vi invito a lasciare like, condividere il video e iscrivervi al canale. Perché iscrivervi al canale? Perché se magari vi piacciono anime e manga, e quindi faccio contenuti anime e manga ogni settimana praticamente. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo video. E ciao ragazzi!